Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Frostpunk. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Attualmente ci troviamo in una situazione abbastanza critica perché rimangono le ultime 4 ore di carbone e i prossimi rifornimenti arrivano praticamente tra quasi 9 ore. Prima di partire vediamo che cosa ci dicono questi cittadini. Inquietudine per la tempesta, una madre affamata. Signora e una donna si è presentata per supplicarla affinché le vengano concesse più razioni alimentari. Ma i cuochi dicono che ha già ricevuto la sua porzione. La prego, capitano, dice la donna con voce tremolante. I suoi uomini agiscono con buone intenzioni, ma devono aver fatto un errore. Ho bisogno di due razioni, una per me e una per il mio bambino malato, la prego. La speranza diminuirà lievemente, ma guardi, se ha davvero un bambino malato, le do due razioni. Per quanto riguarda noi, velocizziamo il tempo. Ma stiamo attenti, dobbiamo diminuire assolutamente la temperatura del generatore a breve. Tipo adesso. La diminuiamo. Lo so, si congelano un po' di case, però sta per aumentare la temperatura, quindi vi prego, dovete resistere. Accampamento bussola, non è priorità. Un ristretto numero di scienziati sta finendo di caricare le provviste. Lavorano in modo efficiente, in silenzio e paiono demoralizzati. Ora stiamo per lo più aiutando con l'evacuazione, dice uno di loro. Eravamo abituati a studiare il campo magnetico terrestre, ma ora ci sono cose più importanti di cui occuparsi, come la sopravvivenza. Ok, li scortiamo in città, sono altri 20. Non ricordo come eravamo messi con le case, ma vediamo se serve qualche altra casa la fammo nel caso. Però, teoricamente, ci siamo quasi con la temperatura, eh? Allora, importantissimo, l'estrazione di carbone. Risorse, vai di miniera, obbligatoriamente. Abbiamo bisogno di più carbone, se no non riusciamo a resistere. Per il momento lo stiamo riaccumulando e teoricamente è quasi giorno, sono le 7. Dimmi che la temperatura aumenta ora. E signori, si sono scongelati tutti quanti. Il malcontento diminuisce. Hanno subito un po' di freddo durante la notte, ma su via ci può stare. E qua, come potete notare, la temperatura arriverà a meno 80. Meno 80. E per quanto riguarda il nostro obiettivo, abbiamo ancora 5 giorni per ricercare le lenti. Un furto di cibo che provoca rivolte. Signori, abbiamo verificato le discrepanze tra l'uso di cibo crudo e la produzione della cucina. Ne risulta che i cuochi stanno rubando il cibo, la gente è furibonda. Abbiamo fermato i ladri, sostengono che volevano prendersi cura delle loro famiglie prima che la tempesta arrivasse. I rifornimenti di generi alimentari. Arrestassi dei rifornimenti di generi alimentari. Va bene, ok, no, non li mando in esilio, ma gli metto dei cuochi a sorvegliarli. gli metto delle guardie a sorvegliare i cuochi. Abbiate pazienza, a volte non mi so nemmeno esprimere. Non solo non so leggere, non mi so nemmeno esprimere. E la prossima legge che potremmo andare a realizzare potrebbe sì essere la protesi, però magari la fammo dopo. Fammo qualcosa invece che possa rendere più felice la gente, ad esempio un pub. Poi magari fammo anche il liquore, visto che fa freddo, ci può stare, no? Andiamo a realizzare un pub. Pub che magari buttiamo da qualche parte qua. Aspetta, qua c'entrava, no? Lo posso piazzare qua. E guarda, te lo piazzo qua, su. Ha pure freddo? E mo vediamo sta situazione freddo come facciamo. La strada t'arriva, non lo so. Facciamo così, siamo più sicuri. Aspetta un attimo, la temperatura come siamo messi? Vedi, è una zona abbastanza fredda, però magari riusciamo poi a riscaldarla, gli buttiamo qualcosa qua per riscaldarla, poi vediamo. Ricognitori numero 2 hanno fatto ritorno in città sani e salvi. Ok. E abbiamo abbastanza case per questi. Si stanno sbloccando nuove zone in realtà. Antro di ghiaccio. Rifugio rinforzato. Che tempo vuoi per arrivare qua? Un giorno e 21 ore, è un po' troppo. Accampamento meteora, crepaccio. Un giorno e 9 ore. No, andiamo qua. Ok, ricerca fatta. Quindi adesso
Volendo, potremmo anche essere pronti. Che dite? Ci può stare? Potremmo effettivamente anche essere pronti. Così sappiamo di che morte moriremo. Inizia la ricerca, dai. Anche perché voglio stare parato. Prepariamoci con il carbone. Sì, però ti prego, vai nelle risorse. E vai, miniera di carbone. Vado a estrarre molto di più. Quindi facciamo questo upgrade così siamo a posto. Mettiamo gente a lavorare qua dentro. Accendiamo il termostato. Quindi che basta. Mi sembra non bastare però. Vabbè, 13 ore rimanente perché questi qua giustamente non stanno lavorando. E no, non basta. È troppo freddo. Va bene. E allora facciamo una cosa. Caldaia a vapore. Così eventualmente qua possiamo fare anche altro. Mi sembra uno spreco piazzarla qua. Quindi faccio una strada. Faccio una strada magari così. Ecco, qua potremmo prendere, volendo, della legna. Ci potrebbe anche stare. Facciamo così per il momento, lo piazziamo qua la strada. E la caldaia a vapore la posso piazzare qua, che va a coprire comunque quella zona. E se ho bisogno di case, le piazzo qua, su questa strada. Nel frattempo facciamo lavorare più velocemente l'officina e vediamo se riusciamo anche ad estrarre un po' più di ferro. È possibile estrarre un po' più di ferro? No, per il momento sembra di no. Per quanto riguarda la legna, come siamo messi? Dai, estrai un po' più di legna, automaton. E anche voi? No, voi non potete estrarre più di questo. Va bene, dai. Ok, carbone fatto. E mo sì che si ragiona. Se andiamo a guardare il consumo attuale, stiamo guadagnando un botto. Ottimo. Appena finiamo questa ricerca, continuiamo a fare ricerche per ottimizzare il carbone perché ci servirà. Pub costruito. In conformità con la nuova legge è stato costruito un pub. Ok. E quindi la gente adesso è un pochettino più contenta perché può andare finalmente al pub a rilassarsi e a riscaldarsi. A breve fammo anche la legge sui liquori, così può davvero riscaldarsi, si fa un goccino e si riscalda. E i ricognitori sono tornati con altra gente. Per il momento ci siamo. A casa per il momento ci siamo, incredibilmente. Prossima legge, liquore. Questo qua dà semplicemente dei bonus. Ogni pasto fa diminuire lievemente il malcontento. Mangiare minestra causa meno malcontento. È un'ottima legge. È davvero un'ottima legge questa. Ma come avete fatto a ubriacarvi? Scusa. Ma vi ho appena messo il liquore, come avete fatto ad ubriacarvi? Non l'ho ben capita questa. Cioè, tieni il liquore, ubriaco, basta, stop, è partito. Signore, circa una dozzina di uomini ubriachi. Ma 12, addirittura 12? Cioè, questi qua non hanno portato il liquore al pub. Se lo so bevuto il liquore, prima di arrivare non ce n'era più. Comunque, stavamo a dire, signore, circa una dozzina di uomini ubriachi si è riversate strada, inseguivano delle donne. Urlavano di volersi divertire un po' prima che la tempesta ci uccida tutti. Cosa dovremmo farne di loro? Mandarli a casa, sono ubriachi. Gli sarà concesso di andare a riposarsi affinché gli passi la sbornia, ma il loro cataforismo influenzerà la speranza e il malcontento. Sti cazzi? Nel senso, il malcontento lo faccio diminuire, la speranza la faccio aumentare. Via. Dai, prendi sta prigione. Qual è questa, no? No, questa è la fonderia e questa è la prigione. Vai. Ok, così facciamo scendere ulteriormente il malcontento. E se mi clicchi anche qua, facciamo salire la speranza. Ottimo. Qua dentro mettiamo gente a lavorare. Raccattiamo carbone come se non ci fosse un domani. Su, su signori, lavorate. A posto. Squadra in attesa.
La manderei qua, nel crepaccio. Questo lo possiamo anche smantellare. Smantelliamolo. Non voglio rischiare. Smantelliamolo. E quindi tornate a casa. Abbiamo smantellato questo avamposto. Ci sta, li facciamo tornare in casa. Perché guardate qua, signori. Se sta congelando il mondo e più. Questi devono sbrigarsi. Arrivano qua e tornano indietro. Questi sono gli ultimi due punti che possiamo visitare. Mettiamo il massimo dei lavoratori qua dentro. E a carbone ci siamo, no? Stiamo ottenendo un botto di carbone. Beh, in realtà stiamo anche consumando. Perché abbiamo così poco carbone? Forse perché è notte attualmente, quindi giustamente non lo stanno accumulando. Ci sta? Ci sta? Adesso lo accumuleranno di giorno. Allora, andiamo a realizzare un'altra infermeria da queste parti. È comunque una zona bella calda. E sempre a salute. Vi piazzo pure una casa di cura, signori. Voglio essere straparato per quello che può accadere. Ci siamo, manca pochissimo. Siamo al 98%. 99. Qua possiamo mettere qualcuno a lavorare. Abbiamo studiato le lenti per la radiovedetta. Preparati per la tempesta. Signore, nemmeno gli scienziati stessi credevano ai propri occhi, per cui hanno controllato i calcoli 2, 3, 4 volte. Dicono che eventi più forti portati dalla tempesta provocheranno un ripido abbassamento della temperatura, più intenso di quanto abbiamo mai visto finora. Sarà impossibile cacciare, le piante nelle serre si congeleranno. Chiunque si trovi fuori città sarà destinata a morte. E lo stesso succederà a noi se non riusciamo a tenere le case abbastanza calde. Dobbiamo prepararci. La speranza è diminuita. E di tanto. Diminuita davvero di tanto. E qua possiamo notare che arriverà la tempesta. Non abbiamo più molto tempo. Non abbiamo assolutamente tempo. Quindi, risorse. Miniera di carbone. Questa ci servirà assolutamente. I nostri obiettivi attuali sono quelli di portare a casa tutta la gente, di salvare i sopravvissuti, li abbiamo ormai quasi salvati tutti, di occuparci del potenziamento massimo del generatore, quindi lo faremo, e per quanto riguarda il cibo, dobbiamo accumulare abbastanza risorse, abbastanza scorte alimentari per riuscire a sopravvivere lungo questi giorni di tempesta, che come potete vedere non cesserà, assolutamente. Questo sarà l'ultimo step. Prima squadra tornata, quindi la sciogliamo immediatamente. E questo è uno, già è tornato a casa. E a noi va benissimo così. Per quanto riguarda il cibo, abbiamo bisogno di fare ulteriore cibo. Cibo, per favore, vieni qua. Piazziamo altre tre di queste, dovrebbero essere più che sufficienti per andare a caccia. Eventualmente poi li smantelliamo se vediamo che abbiamo bisogno di risorse. Nel caso li smantelliamo quando verranno bloccate queste cose, non è un problema. Questi qua sono arrivati, quindi esplora. Non c'è niente da fare qui, allora torniamo a casa. Tornate immediatamente a casa. Questo è l'ultimo punto che dobbiamo prendere. Quindi sbrigatevi, signori, perché si sta avvicinando il gelo. Ok, anche questa ricerca è fatta. Quello che ci chiedeva era di migliorare il generatore, quindi andiamo sul riscaldamento. Dobbiamo fare questo e questo. Anzi, forse ci chiede in realtà di fare solamente questo, però noi li famo entrambi, ovviamente, perché senza questo non possiamo andare oltre. Non riusciamo a sopravvivere senza di questo. Questo qua, aumentare l'efficienza delle caldaie a vapore pure non sarebbe male farlo. Per il momento ricerchiamo questo. Potenziamo l'officina. E anzi, quasi quasi, sapete che vi dico? Appena costruisco queste qua del carbone, vado a fare anche un'altra officina. Perché
Ci può stare. Però abbiamo pochissimo ferro, maledizione. Mettiamo un po' di gente a lavorare qua dentro, dobbiamo raccattare quanto più cibo possibile. Ultimi sopravvissuti qua nel crepaccio. In punto di morte. Queste persone hanno un piede nella fossa, nonostante si siano rifugiate nel crepaccio, molte di loro mostrano sintomi di assideramento e di ipotermia. Possiamo provare ad aiutarli, ma dobbiamo essere rapidi e condurli subito in città. Lo so, io non possono farcela, alcuni faticano persino a parlare. Ok, conducetemi in città, sono altri 20, non sono tantissimi, però abbiamo praticamente radunato tutti questi qua. Tra un paio di ore torneranno a casa, ottimo. Sbrigatevi a costruire anche questo. Mettiamo altra gente a lavorare qua dentro e direi che come cibo ci siamo. Dobbiamo semplicemente raggiungere le 3365 unità di cibo cotto. Quindi dobbiamo fare lavorare a manetta la cucina. Però la cucina purtroppo ne dobbiamo costruire un'altra. Ne dobbiamo assolutamente costruire un'altra e dobbiamo fare anche dei magazzini. Però il ferro attualmente mi serve per fare ulteriore carbone. Allora direi di fare diminuire il malcontento, perché ho bisogno di fare lavorare la gente qua. Dobbiamo fare dei turni di 24 ore. Per forza. Per forza abbiamo bisogno di fare dei turni da 24 ore. Quanto aumenta il malcontento? Ok, gestibile. Gestibile. Dai, abbiamo bisogno di ferro, se no non riusciamo a fare nulla. Ok, superstiti soccorsi, ottimo. Aspettate che andiamo in play. Prima che ci dimentichiamo di ritirare anche questi. Sciogli. Quelli manca ancora un'ora. Va bene, appena arrivano, 2 ore. Appena arrivano, sciogliamo anche loro. Altra miniera di carbone cazzuta e cattiva, la piazziamo immediatamente qua. Così a carbone siamo davvero a posto. Preghiere sul lavoro. Signore, le persone che lavorano in officina oggi si sono rifiutate di lavorare. Hanno intenzione di passare l'intero turno l'intero turno pregando. Abbiamo lavorato come muli, signore, e abbiamo fatto di tutto il possibile per prepararci. Accettiamolo, la fine del mondo è arrivata. Attraverso la preghiera potremmo trovare la speranza e la salvezza. Comunque vadano le cose. Obbligateli a lavorare immediatamente. Ma puntategli un fucile piuttosto. Non vogliono lavorare, vogliono riposarsi. Hanno lavorato come muli. Ma dimmi tu, allora questi qua che sono stati fuori che cosa devono dire? Tutte le squadre sono tornate in città. Ottimo. Ci restano solo 3 obiettivi, ovvero il cibo e migliorare il generatore, sia per quanto riguarda il calore. No, aspetta, perché siamo a questa temperatura? Cosa? Perché 21? Ah, perché stiamo potenziando quello. Ok, pensavo fosse aumentata la temperatura massima. Ho detto 21 ore rimaste. Non è possibile, non è fattibile come cosa. Non abbiamo ancora costruito noi una carbonaia, giusto? No. Adesso andiamo a ricercare pure la carbonaia. Appena abbiamo l'opportunità la fammo, perché abbiamo un bel po' di legna. Iniziamo a costruire un'altra cucina, perché abbiamo bisogno di tramutare il cibo. Abbiamo troppo cibo crudo e poche razioni. Incremento di potenza studiato, quindi adesso andiamo a studiare sia questo che anche il bypass di sicurezza. Poi per quanto riguarda il codice, volendo potremmo fare anche la casa del piacere, ma io direi che è giunto il momento, signori. Torna qua nelle leggi, dove stai andando? Andiamo nell'ordine e andiamo a sbloccare queste ultime due. Giuramento di lealtà. Firma. È salito tantissimo e malcontento, ma lo faremo scendere. Vi assicuro che lo faremo scendere. Per il momento fammolo scendere così, tramite la prigione. Ok, cucina realizzata. Fammo questo e vai a mettere tanti bambini. Abbiamo bisogno di bambini che lavorano qua dentro. Miglioriamo anche l'officina e quasi quasi ne andrei a realizzare un'altra. Nel magazzino ovviamente mettiamo le scorte alimentari,
perché già abbiamo raggiunto il limite. E dovremmo studiare effettivamente anche il magazzino grande. Spero basti. Teoricamente dovrebbe bastare. Inquietudine per la tempesta. Scontri per le scorte. Signore, la scorsa notte è esploso un diverbio tra alcuni lavoratori. Alcuni volevano tenere parte delle risorse prodotte dalla struttura per potersi preparare all'imminente tempesta. Ma la situazione è degenerata. Anche se a nessuno è rimasto ferito, la tensione è palpabile. Tenetevi aggiornato. Qua abbiamo bisogno di mettere ulteriore gente. Dai, costo carbone, estraete più carbone. Abbiamo due senza tetto, quindi abbiamo bisogno di andare a realizzare una casa, un dormitorio. E piazziamo qua. Ok, generatore pronto, ci siamo, ci siamo. Rimane solamente il cibo, anche se dovremmo studiare anche questo. Però per il momento direi di risparmiare qualcosina. Il 33% di carbone in meno non è poco. E dobbiamo obbligatoriamente aumentare di livello. Il che significa che a consumo adesso consumeremo decisamente di più. Inquietudine per la tempesta. Una calca si avvicina sulle scorte. Signore, una folla di gente impaurita si è avventata sulle provviste e ha iniziato a saccheggiare tutte le nostre scorte. Siamo riusciti a respingerli, ma pretendono di avere delle legna per riscaldarsi e rinforzare le proprie abitazioni. Ci occorrono 1200 unità di legna per distribuirla a tutti. Ci sarà legname per tutti. Che la folla venga dispersa. La città prima di tutto, malcontento me, no, che la folla venga dispersa immediatamente. Non abbiamo abbastanza legna, non posso dare la legna così alla gente, mi dispiace. Non se fa, se fa. Diminuiamo il malcontento che è altissimo. A breve scenderà un botto il malcontento. Manca un'ultima legge. Un'ultima legge e facciamo scendere il malcontento come se non ci fosse un domani, ve lo assicuro. Ho come l'impressione che queste cucine non bastino. Devo realizzarne ancora una da qualche parte che arriva un po' di calore. Qua teoricamente dovrebbe esserci abbastanza calore, spero. Dice che è freddo, però ci sta questo. Abbiamo raggiunto già le 4500 unità di carbone. Non male, davvero niente male. Adesso ne consumeremo anche di meno. Ricerchiamo questo? Oddio, ho ancora un po' di tempo per ricercare questo. Quasi sarebbe il caso di fare una fabbrica e ricercare gli automaton. Quanto mi richiede la fabbrica come tempistiche? 9 ore. Se no, se andiamo su risorse, fare una carbonaia mi richiede 8 ore e produrremo più carbone. Però vai di fabbrica. Ci servono gli automaton per quando la gente non potrà più lavorare. Dobbiamo fare un po' di automaton, ne possiamo fare 3. Quindi li faremo. Oddio, 3 non so, perché la fabbrica effettivamente credo che qualche nucleo lo richiede. Mettiamo dei lavoratori qua dentro e aumentiamo il tempo. Ti accendo anche il termosifone. Ok? Ci siamo? Spero di sì. Lavorate come se non ci fosse un domani, perché la temperatura sta per scendere ulteriormente. Qua abbiamo finito la legna, non c'è sta più legna. Demolisci sta struttura, è inutile. Toglila. Recuperiamo un po' di legna demolendola. Mentre questa qua, quanto ne ha da raccattare ancora? 145 unità, davvero poco. Allora, teoricamente quest'area è riscaldata e qua c'è un po' di legna da raccattare. Quindi fammo così. Non dovrebbero avere troppo freddo. Abbiamo quasi stoccato anche il carbone, maledizione. Devo fare qualche altro magazzino. Ok, anche la fabbrica è stata studiata. Automaton semplificati immediatamente. E andiamo a costruire la fabbrica. Così fammo gli automaton. Che non saranno il top questi automaton, però ci aiuteranno. Allora, qua dovrebbe essere abbastanza riscaldato. Spero.
Spero che gli arrivi. Perché qua non posso metterlo, quindi obbligatoriamente qua. E spero che ci sia un po' di calore in quella zona. Mettiamo gente a lavorare qua dentro. Aumentiamo il tempo. E diamogli pure un boost. Guarda, ti accendo pure questo. Carbone. E carbone. Mentre qua abbiamo bisogno di stoccare ulteriore cibo. Un giorno e 8 ore. Ancora non siamo riusciti ad arrivare ad ottenere le razioni necessarie, maledizione. Andate a ricercare sti automaton. Ne posso ricercare solamente due. Vai, lavorate. Vi accendo pure questo e vi metto la gente qua dentro a lavorare. E sbrigatevi. Qua dobbiamo metterci altro cibo. Ma abbiamo altre due senza tetto? Ma perché stanno guarendo le persone e quindi abbiamo bisogno di fare qualche altra casa? Sei riscaldata in questo punto? Dimmi di sì. Signori, siamo pronti per sbloccare quest'ultima legge. Il nuovo ordine. Pronti. Firmiamo. Il nuovo ordine verrà versato del sangue. Signore, le persone stanno creando disordine nelle strade e chiedono che questa legge venga fermata. Sostengono che lo scopo dell'ordine è la sopravvivenza di persone che collaborano, non lo sfruttamento di vite e di risorse da parte di un individuo che ottiene sempre più potere per sé e che soffoca la libertà. Circa un quarto delle persone è pronta a lottare, le altre non si pronunciano. Inviate le guardie, firmerò la legge. Questa, signori, sarà la nostra partita. La speranza non esiste più. D'ora in poi solo l'obbedienza. Il malcontento purtroppo resta, ma lo faremo diminuire. Lo faremmo diminuire decisamente. La speranza è per i deboli. Noi abbiamo forza e coraggio. Esatto. Lavoro e ordine. Winterhome è caduta, ma noi no. Noi non cadremo. La notte dei cambiamenti, il nuovo ordine. L'alba sorge e per la strada non si sente alcun rumore. Hai reso la città un baluardo di fermezza, risolutezza e obbedienza. Non c'è spazio per i dubbi e per i piantagrane, per i ribelli o per i razziatori. Chiunque rappresentasse una minaccia alla coesione della città e della sua autorità di leader del nuovo ordine è stato sistemato. 25 cittadini sono morti. Gli altri hanno rinnegato le proprie opinioni. La speranza non tornerà ad essere un problema. Nessuno volgerà più il proprio pensiero a questo concetto. Andava fatto. E direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Nel prossimo ci sarà la grande tempesta. Nel prossimo concludiamo la nostra serie. Però magari nel frattempo impolpiamo un po' il tutto che serve. Perché non posso mettere gente qua dentro? Dov'è che manca? Quello accanto? Campamento medico, se non sbaglio, qua c'è stava, giusto? E però mi ci fa cliccare a edizione. Sì, infatti mancava qua nell'accampamento medico. Mettiamo ulteriore gente anche qua nell'infermeria. Altra gente qua nell'infermeria. È morta un po' di gente, per questo manca. Sono quelli che abbiamo ammazzato male. Ci sta. Ci sta, come si permettono? Lavorate più duramente in questa fonderia e anche in quest'altra.
Come carbone ci siamo? Devo spronarmi, no? Ci siamo. Mettiamo altra gente anche qua dentro e la sproniamo. Manca qualcuno anche qua e qua non possiamo fare nulla. Abbiamo reimpolpato tutto. Ci siamo. Qua manca praticamente un giorno. E in un giorno dobbiamo raggiungere la quota di cibo per essere pronti alla tempesta. Non moriremo se non raggiungiamo quella quota. Ma dobbiamo essere pronti. E nel prossimo episodio, signori, credo proprio che concluderemo la nostra serie qua su Frostpunk. Anche perché sto notando che non è seguitissima. Però ne parleremo meglio nel prossimo episodio. Ovviamente, like e condivisioni a palla per supportare serie e canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. E detto ciò, signori, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Frostpunk. Alla prossima, ciao a tutti!